Aiuto. Comincio con mezza cipolla e la taglio finemente. Metto la cipolla in una padella capiente, un filo d'olio d'oliva e andiamo ai fornelli. Quindi facciamo saltare la cipolla per un paio di minuti. Dopo pochi minuti aggiungo 500 g di passata di pomodoro, aggiungo un pizzico di sale. Copro col coperchio e faccio cuocere per una trentina di minuti. Nel frattempo prendo 400 g di ceci dal barattolo, li metto nel frullatore, aggiungo 2 cucchiai di olio d'oliva e 2. Chiudo e frullo. Muoviamo un po' i ceci con il cucchiaio e frullo ancora. Ok, direi che ci siamo. Non dobbiamo ottenere una consistenza né troppo fine né troppo granulosa, quindi così è perfetta. Se ci sono dei ceci ancora interi o dei pezzettini, è perfetto. Sposto i ceci in un'altra ciotola. Poi prendo 2 cipollotti verdi e li taglio finemente. Quindi lo aggiungo insieme ai ceci. Aggiungo anche un uovo, del pepe, aglio in polvere e mescolo il tutto. E infine aggiungo 30 g di farina, io qui sto usando quella di ceci, potete comunque usare anche un altro tipo di farina che preferite. E non scordiamoci un bel pizzico di sale. E ora siamo pronti per fare le nostre Polpette! Bravissimo, come hai fatto a indovinare? Allora, prendiamo un cucchiaio e andiamo a prelevare un po' di composto. Io non le faccio troppo grandi, poi le modelliamo con le mani in questo modo e le appoggiamo direttamente sulla teglia. Esatto. Ragazzi, polpette senza carne! Però sono buone come quelle con la carne, vero Diana? Sono buonissime, Forse anche più buone. buonissime. Le polpette sono pronte per essere infornate. Ma prima le spennelliamo con dell'olio. E ora inforno le polpette a 180 gradi per 20 minuti. A dopo. Allora ci siamo, il nostro sugo è pronto. Qui spengo e aggiungo delle foglie di basilico. Anche le nostre polpette sono pronte, ma prima lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, come sempre, supportateci, per noi è fondamentale ed è solo grazie al vostro supporto se noi potremo continuare a fare questo e proporre ricette ogni giorno per voi. Ecco qui le nostre polpette, io le ho fatte leggermente intiepidire e adesso, indovina un po', andiamo a tuffarle direttamente nel nostro sugo. Wow. Che meraviglia, Diana, mamma mia. No, Senti che profumo. non mi dovrò di assaggiarle. Aiuto. Ma com'è possibile che sembra che ci sia la carne? Davvero? Wow. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, date un voto a questa ricetta e mi raccomando, rifatele perché sono buonissime.